Bocca al lupo anche a te, perché per tutti noi e anche per te. Passiamo la parola a Rosa Pompili, che è appunto del nuovo centrodestra presso l'ospedale di San Sebastiano Martire di Frascati, appunto è assistente. Buonasera a tutti. Allora, io sono infermiera professionale qui all'ospedale di Frascati e lavoro in psichiatria, lavoro con disabili mentali e fisici. L'unica cosa posso dirvi che, conoscendo il mondo del lavoro, perché ho fatto tanta gavetta, posso dire che sono contro le quote rosa, anche perché noi siamo per una vera parità, non questa falsa. Infatti noi abbiamo molta intelligenza, capacità sia organizzativa che critica, abbiamo professionalità per poterci affermare anche da sole. Noi abbiamo molteplici impegni durante la giornata, quindi siamo capaci, anche senza le quote rosa, di poter andare avanti. Pensatemi, votatemi e mandateci tutti avanti con il sindaco Adotti. Grazie. Grazie Rosa. Grazie. Per Frascati nostra. Passo la parola a Sandro Dorazio, imprenditore di Frascati. Beh, non lo conosce nessuno Sandro Dorazio, eh? Grazie. Sono attualmente consigliere comunale fino al 25, spero di essere rieletto con questa formazione politica, perché di cose da fare ce ne sono tante. Qualche amico mi ha chiesto di parlare, di accennare qualcosa ai lavori pubblici. Quello che sono stato fino ad oggi, che sono stati i lavori pubblici fino ad oggi, sono tutti scritti su via Cairoli, fatta due volte e ancora dissestata. Pagata due volte con i vostri e i nostri soldi. Un po' provo vergogna quando passo là, ma voglio parlare e guardare al futuro. Questa città non è chiamata ad una semplice elezione, è chiamata ad uno scatto d'orgoglio. Questa città ha bisogno di riacquisire speranza, ha bisogno di riacquisire un po' di sorriso. Si è spenta questa città, commercialmente sta morendo. Perché quando non ci sono le infrastrutture, quando non c'è un parcheggio per ricevere i turisti, quando non c'è un parcheggio per mettere, almeno per nasconderle, le nostre macchine, questa città può morire, mancano le infrastrutture. Era all'avanguardia 30-40 anni fa, adesso è rimasta un po' indietro. E allora questa città, questo scatto d'orgoglio ce l'avrà il 25. Io sono convinto, si avverte, si sente, con questa formazione, con questo candidato sindaco, Alessandro Adotti, che ha saputo aggregare più forze politiche e più liste civiche, perché è vero, con noi ci sono liste civiche e partiti, ma c'è un mondo, c'è questa società bramosa di riscatto, girano lettere di qualcuno che ha ricoperto incarichi per 15 anni al massimo livello, l'ex direttore generale, che promette soluzioni che non arriveranno. E sapete perché non arriveranno? Perché se voleva le soluzioni le trovava nei 15 anni passati, nei 10 anni passati, nei 5 anni passati. Adesso basta, noi non ci faremo prendere in giro, non lo faremo, saremo sempre pronti e a fianco ai cittadini. Nuovi lavori pubblici, una nuova stagione di lavori pubblici, perché questa città, è vero, è indebitata fino al collo e soltanto scellerati la potevano indebitare così, ma ha grandi risorse. Queste risorse saranno impegnate totalmente per lo sviluppo della città, una ripresa del commercio, le nostre industrie, l'artigianato sta morendo. Come è possibile tutto ciò? Una città così fiorente. Io mi rifiuto di pensare che questa è la Frascati che è stata ridotta da quattro scellerati. E allora, da adesso in poi, da lunedì si gira pagina, forse ci sarà il ballottaggio, vi chiameremo ancora, vi daremo ancora tanto di quel fastidio, verremo nelle vostre case, però noi questa città in 5 anni la vogliamo cambiare. Lo prendiamo un impegno serio e semplice, questo mercato coperto, la vergogna di Frascati, perché l'hanno ridotto pure questo un immondezzaio. Noi gli operatori che stanno là dentro li metteremo in 3 mesi in condizioni di lavorare, al piano interrato un piano parcheggi, al piano terra al piano il mercato coperto, e forse ci scappa anche un piano uffici, perché noi il patrimonio lo mettiamo a reddito. E poi di patrimonio ne parlerà il collega Privitera.
perché è stato qualche giorno fa in tribunale e come parte offesa, quando il giudice ci ha chiamato, non ci hanno fatto neanche entrare e nessuno si è presentato a difendere i vostri interessi per quei terreni che attualmente sono sequestrati. Allora amici, cittadini, noi vi chiediamo consenso per questo scatto d'orgoglio che questa città ha sempre trovato nei peggiori momenti. Questo è un brutto momento, ma da lunedì forse cambia tutto e ci sarà una nuova speranza. Grazie a voi, grazie a tutti. Bravo Sandro, tanti auguri.